questo nuovo video sono a Atene e sono qua con MyProtein. Sono appena arrivata in camera e mi hanno fatto trovare un sacco di cosine. Facciamo vedere. Allora, costume e asciugamano di MyProtein con borraccia personalizzata, stupendo cappellino, questo costume color magenta. Snack, popcorn, barrette, crisps, chi più ne ha più ne metta, e poi questo completo, probabilmente perché qui la sera forse tira un po' di vento, e poi c'è lui, il mio reggiseno preferito, il crossback. MyProtein ha organizzato 3 giorni ad Atene dove ha riunito tantissimi ambassador da tutta Europa. Siamo una ventina di ragazzi da tutta Europa e non vedo l'ora di conoscere tutti. Qualcuno lo conosco già dai viaggi scorsi, ma sono super felice. Ci aspettano giorni di divertimento, ho dato una sbirciata al programma, ci sarà veramente da divertirsi, poi momenti di lavoro, shooting eccetera, ma oggi è la giornata di arrivo. Io ho avuto la fortuna di avere un volo molto presto, infatti sono le 4 e ho tutto il pomeriggio libero, quindi siamo vicino alla spiaggia. Che famo, non andiamo al mare? Sì! Sono di ritorno dalla spiaggia perché la cena è alle 9. Comunque oggi è stato molto bello, mi sono sentita una piccola viaggiatrice solitaria, cioè lo so che è esagerato, però io sono sempre in compagnia, che sia con Jimmy, con le mie amiche, sono sempre con qualcuno e mi sono resa conto che effettivamente non ho praticamente mai viaggiato da sola, e se lo faccio è sempre perché magari, come poi sarà questi giorni, finisco per stare con qualcuno, quindi è stato bello, mi sono proprio goduta questa giornata da sola, i miei tempi, fare le mie cose, prendere le mie decisioni, che non è scontato. E basta, ora ho un bel po' di camminata da farmi per tornare all'hotel. Thank you! Era ovvio che succedesse. La madonna, mi ha volato giù il telo. Buongiorno, iniziamo bene. Vediamo, sapete che la colazione è il mio momento preferito. Dimmi che sono cubetti di feta. Oh wow, ma io so. Dai. Ma c'è un gattino! C'è un gattino! Siamo... Oh, vediamo qua. Allora, uova belle. Non ho scoperto ogni mattina, è una cosa stupenda. No, meno bello. Wow, che funghi! Adoro! E tu dammi la gioia, scramble eggs. No! Ci sono le scramble eggs. Oh, eggs in a basket. Adoro. Ma ragazzi, ma lo yogurt? Questo deve essere peanut butter di MyProtein. Sono sicura tutta la vita. Ok. Ma io volevo lo yogurt greco. Colazione vista telo. Meno male che l'ho visto perché me l'ero già dimenticata. Ma non ci arrivo! Guarda cosa mi tocca fare. Mira te. fame davvero. Oh, vai. Fino a yogurt l'hanno portato. Top. Condisco i funghi. Questa mattina iniziamo con water sports, siamo tutto il gruppo, Grecia, Spagna e Olanda. Ho parlato del mio passato da Amsterdam, vabbè. E iniziamo con water sofa e windsurf. Finalmente imparo ad andare sul windsurf, sono felicissima. Subito dopo pranzo siamo venuti in questa palestra a creare dei contenuti per MyProtein, quindi shooting. E allora, a parte che sono ancora piena dal pranzo, ma sono morta, cioè sono stanca morta. Per fortuna sono seconda, quindi non devo iniziare subito, e mi sono messa qua a fare un po' di stretching, anche conosciuto come il mi stendo e un pochino dormo. Ho sonno. Niente, è già finito, devo andare a truccarmi. Breve ma intenso. Più o meno. Let's go. Let's sweat. Data ora. Siamo tornati in hotel e siamo un po' rilassati, un'oretta, e ora stiamo andando a cena. È stato uno shooting bellissimo, mi sono divertita da morire, è stato veramente divertente e sono super super esaltata di vedere i contenuti che ne usciranno, sia foto che video. È stato veramente veramente bello. E basta, quindi ora andiamo a cena, spero in una cena greca, perché io sono in Grecia e ancora non abbiamo mangiato greco. Oggi gli ho detto: ma a pranzo avevi promesso che andavamo in una taverna greca? Mi ha detto: ci portano in questi bistrò super carini, però voglio una taverna greca, voglio souvlaki, voglio la pita, greco, la feta, raga, la feta, come dire a Gimi, la feta. E basta, quindi sono veramente super super contenta e andiamo a cena perché hanno detto che è un posto veramente bello, quindi andiamo a scoprire. Adoro portarvi in questi viaggi con me perché Mi diverto tanto e spero che questa sensazione, queste emozioni vi raggiungano magari in questo momento in cui, non lo so quando state guardando questo video, ma magari se siete un po' giù, sentire questa positività vi tiri su. È davvero quello che mi auguro e quello che spero di fare con ogni mio video, ogni mio contenuto, più o meno pesante o leggero. Ma la bellezza di questi sandali, dai, oh, adoro profondamente Silvia Passione, sandali gioiello. Ora sono in ritardo. Questa sera Atene, che spettacolo, che vibes, wow. Questo è l'ingresso al ristorante, un ascensore. Se, ciaone raga, che vista pazzesca. No vabbè, no vabbè, che posto incredibile. Qui ad Atene le porzioni raga on point, sono giganti. Questa è un'insalata di quinoa. Quinoa, yeah, colorful quinoa, and this is vegan nuggets. Vegan nuggets. Wow. Quanto è bella Alexandra. Questa sera vado di vegan burger, ne ho proprio voglia, e Greek salad. Molto simile a quella di ieri, deve essere un po' un trend. Pomodori, avocado e mousse di feta. Vediamo un po'. Bravo Silvia! Yes! Atene Day 3, oggi turisti, quindi direzione Acropoli, quella che abbiamo visto da lontano ieri sera. Let's go, let's go, let's go. Partiamo prestissimo perché sarà un caldo, ci sarà una canicola pazzesca. Colazione è fatta, la stessa di ieri, quindi ve l'ho fatta vedere. Let's go. Yes. Mi sento molto turista con questo cappellino. Io solitamente non indosso i cappellini, questo nero mi sta piacendo. Sì, ok, ora andiamo, ciao. E la realtà, un bordello. Ora entriamo in un quartiere super caratteristico, in realtà delle isole, infatti è stato costruito dagli abitanti delle isole che sono venuti qua ad Atene, e infatti Atene non è assolutamente così, così sono più o meno le isolette, sono tutti piccoli vicoli bianchi eccetera, e ad Atene soltanto questo quartiere è così, ci sono 45 case e sono, cioè, chicche. Che chicchette, che chicchette. È un paesino proprio sotto l'Acropoli. Spettacolo. Ci siamo fermati in questo posto carinissimo, super, si chiama 100% natural e cioè è super chiccoso eccetera, cioè ci sono mandorle e guardate anche tipo tutte i dolcetti vari. È buonissima, da di limone. Oggi. Sorry, do you like that camera? Yes, I love it. It's very cute and small. Yeah, it's and it records in 4K. Damn. This is Stan from Holland, which is not Netherlands. It's the Netherlands, but not Holland. Ah, I see. That's it. That's it. Dopo il giro all'Acropolis, adesso stiamo andando, forse, perché continuano a dirmi taverna greca, ma io incontro taverna greca, non l'ho vista. Stiamo andando a pranzo in una taverna greca. Vedremo, vedremo se è vero. Pollo, pita, oh wow, salsa, Qui c'era un'insalata greca che è finita, ma vabbè. Avrei voluto il pesce, ma vabbè, fa lo stesso. A vedere, ok, ce l'ho fatta. Wow. Dopo pranzo ci siamo un po' riposati e adesso ci hanno portato sulla barca per l'ultima sera. Praticamente staremo qui, saremmo dovuti andare a fare proprio un giro in barca, ma il vento probabilmente non mi sentite, non lo permette, quindi staremo tutto il pomeriggio qua, tramonto e cena spettacolare. Oh, io so già dove starò, qui a prendere il sole. Io soffro la barca, tra parentesi. Very nice camera. For me the best, yeah. Yeah, it's very comfortable. Yes. Io soffro il mal di mare. Non volevo dirlo. Io ho paura di andare giù in bagno perché ho paura che mi venga su. Ah, vabbè, adesso mi metto qua e prendo il sole, mi passa. Ma se stai sdraiata, dormi e non ci pensi. Hai già dormito? Sì. Allora. Ma tranquillo, ridormo. Il mio incubo che sia vero, andare giù per andare in bagno. Anche perché è caldo, diventa pesante. Vai. Posso dire? Ma che spettacolo è sta stanza? Ma io no, su una barca così non c'ho mai stata, cioè non sono mai stata in barca. Wow, wow. Ma piacevole. Ah però. Ah però. Ok. Wow, ma che figata. Sono sopravvissuta. Poi non so se la sentite, ma qua accanto c'è la musichetta, ora c'è proprio Adele, adoro, adoro. Hanno organizzato un gioco di gruppo praticamente con no touching, con questi ingredienti che sono le Clear Way, e poi abbiamo della limonata, Sprite e Coca-Cola. Dobbiamo fare un cocktail. Dovremmo creare il cocktail, cioè vince il cocktail più buono, ma stiamo provando a fare il cocktail più cattivo perché lo sappiamo che non vinceremo mai. Abbiamo fare un cocktail. Il più cattivo, the worst one. Yeah, yeah, yeah. Ok guys. No, yeah. Abbiamo 4 minuti. Ok, 3, 2, 1, ok, which one guys? Okay. Go! Blackberry? I don't know. To do a mojito. Yeah, we can make a mojito. Mojito. We need to cut this. You cut this? Okay, let's do this. Well, those were... yeah, 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 yeah. Okay, then lime. Go. What did you put in there? Do you want to try to put orange? Yeah? Yeah. Go. Everything? Yes. I don't know. But we have to put 2. I don't know because with orange. Yeah. 2 minutes 45. Oh my god, we don't have that much. Just do this. And then you have to shake it in here. Yeah, shake. I'm definitely not good at this. She knows. You know your shit. Look at that. No, I really don't know what to do. Again, we don't have time for that. Or maybe we can put this. We need more someone. Are you just saying stuff? Maybe we can put some seawater. Bit of salt. I don't know, I'm the worst guy to do this. Water? Where is water? Good. Have you thought of a name? Like a really... sour grease. The sour grease. Because you never see Greece people sour. Like that. They always smile. So like that, and then we gotta win. You're a seller. It's all up to you. Sour grease. Sour grease. 10. Okay, ma la bellezza, bravissimi. 6, 5, 4, 3, 2, 1 and hands off now. Ella! Good luck with the judges. Che squadra. Thank you. 4 points. Yes. We have sour grease. Yeah! Last one. Don't be so excited. I'm sorry. Sorry to ruin your evening. What are you doing? Ultimi. Olè. Si cena. Hai 200. Oh, 200 per la denaro.